Ok, siamo arrivati a 23 centimetri. Quindi adesso iniziamo innanzitutto a lavorare tutto a maglia rasata e i tre punti di tubolare non si fanno più. Dopodiché adesso iniziamo, siccome siamo comunque sul diritto del lavoro, iniziamo praticamente lo scollo. Lo scollo, vi ricordo che bisogna praticamente diminuire una maglia ogni 6 ferri, come vi ho spiegato comunque nella parte diciamo davanti destra. Una maglia ogni 6 ferri 11 volte, quindi dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte, ogni 2 ferri, però praticamente invece di farlo all'inizio del ferro, lo faremo alla fine del ferro, quindi noi adesso lavoriamo tutto il nostro primo ferro a diritto, fermandoci alle ultime 5 maglie. Così facciamo la prima diminuzione per appunto lo scollo, che lo dobbiamo fare quindi dalla parte a sinistra. Lo facciamo insieme. Poi chiaramente ogni 6 ferri come abbiamo fatto nell'altro. Non sto qui a farvi vedere, faccio solo vedere che si fa, questa volta non si fa all'inizio del ferro, ma lo si fa in fondo al ferro, proprio perché lo scollo in questo caso non è più dalla parte di qua, ma deve essere dalla parte di là. Poi vi ricordo anche che a 38 centimetri noi dobbiamo anche iniziare, intanto che stiamo facendo le diminuzioni, dunque aspettate che prima conto 3, 4, 5, ok, quando ancora stiamo facendo le diminuzioni come nella parte davanti destra, quindi nella stessa riga che abbiamo fatto dall'altra parte, dobbiamo fare a 38 cm, dobbiamo fare anche lo scalfo per la parte sinistra, ok, quindi della manica sinistra, quindi vi ricordo che a 38 cm vi dovete anche fermare. Io infatti mi sono già segnata che all'81esimo ferro, perché anche alla parte destra, nell'81esimo ferro, avevo iniziato praticamente lo scalfo. Quindi quando io adesso vado a diminuire, intanto mi segno chiaramente tutti i ferri che ho fatto per il davanti destro, quando arrivo all'81esimo ferro so che devo iniziare anche, oltre che a diminuire per lo scollo, anche per lo scalfo. Ok, adesso quindi passiamo il primo punto, lavoriamo il secondo e accavalliamo il punto passato. E così abbiamo fatto la nostra prima diminuzione. Adesso ogni 6 ferri per 11 volte fate questa cosa. E qua fate il vostro vivaio. Perfetto. Quindi andate avanti a diminuire fino ad arrivare a 38 cm, poi facciamo una diminuzione insieme sia per lo scalfo che oddio, per lo scollo. Ok, allora sono arrivata al 38esimo centimetro di altezza dall'inizio e praticamente qui io devo iniziare a fare lo scalfo, quindi sto diminuendo. Dalla parte di sinistra sto diminuendo per fare lo scollo. A destra andrò a fare l'intreccio per lo scalfo, mentre se vi ricordate sulla parte destra noi abbiamo fatto completamente l'opposto. Lo scalfo lo facevamo dalla parte sinistra e di qua facevamo invece la parte delle diminuzioni per lo scollo. Quindi ricordatevi, quando dovete lavorare destra e sinistra del davanti separati, è proprio l'uno l'opposto dell'altro, cioè fate gli stessi ferri, state facendo tutte le stesse cose, ma dovete invertire dove fate o lo scalfo o la dimensione per lo scollo. Quindi in questo caso andiamo a fare la prima diminuzione, anzi non è una dimensione, ma intrecciamo due maglie, quindi andiamo a lavorare la prima maglia. Andiamo a lavorare la seconda e intrecciamo la prima maglia sopra la seconda. Poi lavoriamo la prossima maglia e intrecciamo ancora un'altra maglia, così sono due maglie intrecciate. Adesso finite il ferro tutto a diritto.
poi fate il secondo ferro a rovescio e praticamente sul secondo ferro a diritto, quindi finite questo dove avete fatto la prima diminuzione, fate un ferro a rovescio sul secondo che sarebbe un diritto, dobbiamo andare a fare una diminuzione. Quindi la prossima diminuzione la facciamo ancora insieme. Dopodiché andate avanti da soli perché sapete che dovete fare cioè praticamente diminuire una maglia ogni due ferri per quattro volte. In più andare avanti con le diminuzioni dello scalpo, dello scollo, scusate. Ok, abbiamo intrecciato le prime due maglie per lo scalfo. Adesso abbiamo fatto il ferro rovescio. Adesso sul ferro a diritto dobbiamo andare a fare la prima diminuzione delle quattro che dobbiamo fare qui ogni due ferri. Quindi adesso andiamo sempre subito sull'inizio del ferro, dobbiamo iniziare a fare la prima dimensione, quindi andiamo a fare il nostro rovescio, poi facciamo due punti a diritto, poi il terzo lo lavoriamo e lo passiamo sul ferro di sinistra. E passiamo il successivo sopra a quello che abbiamo lavorato. Adesso riportiamo al suo posto quello che abbiamo lavorato e così abbiamo fatto un'altra diminuzione. Così dovete farne altre tre ogni due ferri. Quindi adesso finite il ferro di diritto, fate il rovescio, sull'altro ferro farete la diminuzione. Quindi andate a fare altre tre diminuzioni così, però ricordatevi che sul prossimo dovete fare anche la diminuzione in fondo per lo scollo. E andate avanti così fino ad arrivare poi, una volta finiti le varie diminuzioni, sia per lo scollo che per lo scalfo, andate avanti fino a 56 cm, poi chiudete il tutto. Ok ragazzi, cominciamo con le maniche. Le maniche saranno tutte e due uguali, quindi ne facciamo una insieme e poi ne dovrete rifare una identica. Allora, mettiamo su 29 ferri totali, sì, 29 maglie totali, 27 sono delle maglie e 2 sono di vivagno, quindi in totale 29, con i ferri del 5. Poi facciamo 4 ferri a tubolare, quindi io le ho già fatte. Una volta fatti i quattro ferri a tubolare, iniziamo con i ferri del 5, quindi ferri 5, e iniziamo a contare il primo ferro. Nel primo ferro noi andiamo praticamente ad aumentare una maglia per lato. Quindi facciamo il rovescio, che è il nostro vivagno. Dopodiché andiamo a raccogliere una maglia, se riusciamo. Ok, raccolta e la vado a lavorare a diritto ritorto. Perché questo? Perché tanto adesso dobbiamo lavorare a maglia rasata, quindi la lavoro a ritorto, poi vado avanti tutto il ferro a lavorare la mia maglia rasata, quindi tutto a diritto. E quando arrivo praticamente prima del vivagno, raccolgo un'altra maglia e quindi faccio il mio secondo aumento, cioè perché gli aumenti andranno fatti sia a destra che a sinistra. Ogni quanto bisogna farli? Questi aumenti li facciamo ogni 12 ferri, quindi dunque, dodicesimo ferro. Facciamo 12 ferri e poi si ricomincia da capo, quindi facciamo al tredicesimo ferro, praticamente facciamo l'altro aumento. Io segnerò da 1 a 12, poi ancora da 1 a 12, in modo che comunque so quando devo ricominciare a fare gli aumenti. Ok? Sempre praticamente se fate così come fate con me, cioè come faccio io, che quindi segno 1, 2, 3, 12, poi ancora 1, 2, 3, 12, questo allora sapete che a ogni primo ferro andate a fare l'aumento a destra e l'aumento a sinistra, ok? Questo va fatto per 6 volte, quindi aumentare a destra e a sinistra ogni 12 ferri per 6 volte.
lavorando sempre chiaramente a maglia rasata. Quindi adesso andiamo a fare il secondo aumento quando arriviamo prima del bivagno. Ok, siamo arrivati e andiamo a raccogliere quindi una maglia senza far cadere le maglie. Vado a raccogliere la maglia e la lavoro sempre a diritto ritorto. Poi faccio il bivagno a rovescio. Ok. Adesso chiaramente mi segno che vado a fare il secondo ferro sarà a rovescio normale, quindi andiamo avanti a maglia rasata e aumentiamo ai lati una maglia a destra, una maglia a sinistra ogni 12 ferri 6 volte e poi andiamo avanti a lavorare a maglia rasata, una volta finiti gli aumenti andiamo avanti a lavorare a maglia rasata per 43 cm. Quando arriviamo a 43 cm ci fermiamo perché dobbiamo andare a fare gli scalfi. Ok, allora arrivati a 43 cm dobbiamo iniziare gli scalfi. In questo caso, siccome è per la manica, vanno fatti gli scalfi vanno fatti sia a destra che a sinistra. Quindi, cosa andiamo a fare adesso? Allora, nel ferro, quindi il primo che andiamo a fare sempre sul diritto per gli scalfi, andiamo a intrecciare due maglie sia a destra che a sinistra. Quindi andiamo a farlo. Intrecciare sapete benissimo che vuol dire che bisogna chiudere due maglie, quindi abbiamo detto due maglie, sì. Quindi lavoriamo le prime due, accavalliamo la prima lavorata e andiamo a lavorarne un'altra e accavalliamo sempre quella che c'è prima. E ne abbiamo accavallati due. Adesso andiamo avanti a lavorare tutto il ferro a diritto lasciando le ultime tre maglie. Arrivate alle ultime tre, allora andiamo praticamente a lavorare i tre punti insieme perché siamo sulla parte sinistra del lavoro, quindi non possiamo intrecciarle ora. Quindi le lavoriamo tutte e tre insieme, se riesco a prenderle tutte e tre insieme. Ok. E le chiudo. Adesso cosa vado a fare? Vado a fare tutto il ferro a rovescio. E adesso per le diminuzioni cosa dobbiamo fare? Ogni due ferri, sapete bene cosa vuol dire ormai, non lo devo ripetere ogni volta, quindi ogni due ferri vuol dire che fate il rovescio, sul prossimo a diritto andate a fare la diminuzione, quindi ogni due ferri andate a diminuire come abbiamo fatto fino adesso, un punto a destra e un punto a sinistra, per quante volte? Per 13 volte, quindi ogni due ferri andiamo a diminuire all'interno, come abbiamo fatto nelle altre diminuzioni, però questa volta lo facciamo sia a destra che a sinistra per 13 volte. Questo vuol dire che per 13 volte noi andremo a diminuire due punti e quindi sono esattamente 26 punti che andiamo a chiudere. Ok? Quindi a destra i calati si fanno, vivagno, poi si lavorano tre diritti, l'ultimo diritto lavorato lo riportiamo su, quindi il terzo. Lo riportiamo sul ferro di sinistra e lo accavalliamo, accavalliamo il punto che lo precede, poi lo riportiamo sul ferro di destra, questo a destra. A sinistra invece, quindi a fine del ferro, agli ultimi 5 punti, dalla fine passo il quinto punto, lavoro il quarto e accavallo il quinto. Queste sono le diminuzioni, però lo dovreste sapere in caso c'è il video. Ok. Questo per 13 volte, dopodiché andate avanti a lavorare comunque fino a centimetro 58 e chiudete. Una volta arrivate alla chiusura, ne fate una identica. Ok, allora adesso dobbiamo andare a prendere il nostro dietro del lavoro e mettere chiaramente la parte dove abbiamo fatto il tubolare, sarà lì sotto. E invece dove abbiamo fatto la chiusura classica sarà il nostro sopra del lavoro. Lo mettiamo sul tavolo a rovescio, quindi il rovescio verso l'alto, verso di voi. E il diritto va sulla parte del tavolo. Questo perché? Perché adesso dobbiamo prendere una delle due maniche. Io in questo caso ho preso quella che va di qua perché se vedete qui
ho il mio scalfo, quindi va da questa parte e invece la parte dove abbiamo fatto tutte le diminuzioni va chiaramente verso il centro. Questa è la parte dove andremo a mettere poi i bottoni, ma potete cominciare anche dall'altra, non ha importanza da quale cominciate. E dobbiamo andare praticamente a cucire bordo contro bordo e la spalla. Quindi iniziate chiaramente dal vivagno di qua, il vivagno di qua e cucite questa parte nel solito modo. In questo caso spalla contro spalla, quindi dovrete prendere le due lineette. Io dove ho messo l'ago? Avevo preparato l'ago per farlo e eccolo qua. Andrete praticamente a prendere la V completa. Purtroppo con questa lana si vede pochissimo perché essendo pelosa io riesco a farvi vedere ben poco. Comunque ve l'ho già fatti vedere in altri video, andate negli altri video dove abbiamo fatto le cuciture e vedete assolutamente tranquillamente quello che dovete andare a fare. Perché le righe sono verticali, quindi dovete prendere una V al completo. Entrate, passate in tutte e due le stanghette e poi passate con ago e filo di qua e dall'altra parte alternato. E quindi cucite questa spalla. Io penso, adesso vabbè, lo faccio con questo filo che è già attaccato, però volevo provare a cucire, tanto con la cucitura invisibile poi non si dovrebbe vedere, voglio provare a cucire sempre con un grigio chiaramente, in modo che sia comunque tono su tono. Però cucire con questo filo invece che con il suo, e voglio fare questa prova anche perché in teoria non dovrebbe vedersi visto che comunque la cucitura è invisibile, perché mi dà la sensazione di essere più resistente, però vabbè, comunque normalmente si può cucire tranquillamente con il proprio filo. Ok, una volta praticamente deciso qual è il lato che devo andare a cucire, posso tranquillamente mettere il lavoro uno di fronte all'altro per poter cucire meglio. Io, come vi avevo accennato, sto utilizzando questa lana che è sempre grigia per cucire perché, come avevo effettivamente pensato, questa lana, guardate come fa quando andate a cucire, è facile che si rompa perché c'è effettivamente un filo sottilissimo, vero, vero filo. Quindi fa questa cosa, e a me sinceramente di fare un lavoro che comunque ci vuole tempo e anche insomma un certo tipo di fatica e poi magari vedermelo rovinato perché si disfa la cucitura, sinceramente non mi va. Quindi vado direttamente, vado a cucire con quest'altro filo, che è un filo comunque, ripeto, più sicuro. Come vedete io sto facendo questa cucitura, che però vi ho già fatto vedere, quindi sinceramente aspettate che cerco di farvela vedere da più vicino e soprattutto con una messa a fuoco migliore. Ok. E praticamente entro da una parte all'altra e in questo momento sono di qua, devo andare da questa parte. Chiaramente entro dove c'è il filo, l'ultimo filo che ho fatto. Entro in questo buco e poi vado a prendere la mia V. Passo con ago e filo e vado dalla parte opposta dove c'era l'ultimo filo, dove ho passato l'ultimo filo. Entro in quel buco, in quello spazio e poi vado a prendere la mia V. Ed esco sempre con ago e filo. Faccio la stessa cosa dalla parte opposta. Prendo la mia V, cioè entro in quella dove ho l'altro filo e poi prendo la V. Ancora, vedete che io vado qua proprio dove c'è l'altro filo. Quello che ho utilizzato prima, entro in questo punto e vado a prendere praticamente la mia V successiva, in modo che ogni V sia parallela e andiamo a prendere proprio ogni V. Purtroppo con questa lana, ripeto, si vede poco, quindi anche a voi io riesco a far vedere non tanto preciso, però alla fine comunque ve l'ho già fatta vedere questa cucitura, è un di più che sto facendo. Però in realtà io una volta che lo faccio vedere in altri video evito magari di farlo vedere anche qua ogni volta la cucitura perché altrimenti ogni video diventa lunghissimo. Già questo è un lavoro abbastanza lungo, se devo far vedere ogni passo che magari abbiamo già visto in altre situazioni,
veramente diventa una cosa veramente lunga se ogni volta devo far rivedere le cose. Quindi in caso andate a rivedervi la cucitura. In questo caso, vabbè, ve l'ho fatta vedere, la stessa cosa va fatta dalla parte opposta, quindi dal lato dell'altra spalla. Poi una volta che avete finito chiaramente il lavoro, tanto le spalle sono anche corte, quindi non ci si mette tanto a cucirle. Quindi andate di qui, adesso prendiamo l'ultimo dalla parte opposta. E adesso non facciamo altro che andare a tirare il nostro filo piano piano, mi raccomando. Vedete che una volta che voi tirate, a parte che io adesso ho fatto tutto il lavoro e ho tirato alla fine, però andrebbe fatto man mano, piano piano, va fatto subito sto lavoro di tiraggio. In modo che, e vedete che anche se io ho cucito con un filo diverso, non lo vedete più, ma neanche, cioè, neanche dietro lo vedete. Quindi la cucitura potete tranquillamente farla anche con un filo diverso da quello che avete utilizzato, proprio perché, ripeto, questi tipi di fili sono un po', si lasciano andare, quindi io per la cucitura sinceramente ho preferito appunto farlo con quest'altro filo. Chiaro che preferisco stare con un tono simile, perché vedete che comunque ci sta, ok? Ce l'avevo già in casa, è un gomitolo che ho usato tra l'altro forse per fare lo scaldacollo, quello da uomo, quindi comunque vado a utilizzare un altro tipo di filo, perché nelle cuciture tanto non lo noterete. Vedete, io ho cucito la spalla, voi adesso non lo vedete più il filo. Quindi voi decidete come fare, io ho deciso di fare così. Perfetto, andiamo a cucire anche l'altra spalla.